Romana Vagnoni, presidente della Fondazione Libero Bizzarri. Abbiamo un bel programma sostanzioso che adesso forse ci illustra e ci dice le novità, le cose che non dobbiamo perdere. Allora, dopo i 2 anni di pandemia che ci hanno visto presentare la nostra rassegna come tutti online su piattaforma, torna in presenza la rassegna del documentario del premio Bizzarri, quest'anno la 29esima edizione. Il cuore del Bizzarri è chiaramente il cinema documentario, che torna col concorso Italia Doc e le produzioni dei documentaristi italiani, ne sono veramente tante. La novità è l'istituzione di questo concorso. Fabrizio Pesiri opera prima, alla sua prima edizione. Il concorso è un omaggio a Fabrizio Pesiri, che è stata ed è ancora l'anima della Fondazione Bizzarri per tutto quello che ha lasciato. Sono felicissima perché questo concorso è realizzato in partnership con il Laboratorio Teatrale Renudo, che sponsorizza il secondo premio del concorso insieme a degli amici di Fabrizio Pesiri che hanno voluto contribuire. Pomeriggio ci saranno dunque le proiezioni dei documentari, la sera, giovedì sera, avremo la proiezione del documentario Rai dedicato a Franco Battiato con il regista Angelo Bozzolini e il cantautore Giovanni Caccamo, che è tra i protagonisti del documentario e eseguirà dei brani. Venerdì sera parleremo di donne che hanno fatto la differenza con la proiezione del documentario Nilde, il tempo delle donne, e avremo la presenza della presidente della Fondazione Belisario, Lella Golfo. Sabato sera ci saranno le premiazioni e un omaggio a cura del Laboratorio Teatrale Renudo a Fabrizio. Le mattine torna la sezione Doc e Scuola, saremo al Concordia con la proiezione di documentari legati ai percorsi che le scuole stanno facendo durante l'anno. Voglio segnalare giovedì mattina proietteremo il documentario di Rode e Rodi, prodotto dalla Fondazione Bizzarri per la regia di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti. Venerdì mattina parleremo dello sguardo documentario di Pasolini con il professor Giorgio Nisini e sabato mattina con la giornalista Rai Marina Lalovic full immersion sui profughi che fuoriescono purtroppo dalla guerra Russia e Ucraina. Grazie.